8 punti in meno rispetto alle prime 10 giornate di campionato. Nelle ultime 5, 4 KO, un solo successo con la Lucchese e l'Adriatico, appena 3 gol fatti e 14 subiti, di cui 12 contro Gubbio, Pesaro e Torres. Come si dice, in simili casi le chiacchiere stanno a zero, non ci sono più alibi. Adesso tocca alla squadra. Bucaro e Delicari hanno tenuto il rapporto ai calciatori, chiamati a tirare fuori l'orgoglio. Trasferta sul campo della Recanatese, terz'ultima in classifica, reduce dal KO di Perugia, maturato solo allo scadere. Indisponibili Sasanelli, causa influenza, e Vergani. Dalla squalifica rientra Tuniov. Previsti diversi cambi, forse 5 rispetto all'11 sceso in campo alla Vanni Sanna di Sassari. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali, in difesa Pierno, Pellacani, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Aloy, Squizzato e Tuniov. Davanti Merola e Accornero a supporto di Cuppone. Se così fosse, panchina per Floriani, Brosco, D'Agasso, Franchini e Cangiano. Si diceva della Recanatese, terz'ultima in graduatoria, in piena zona play-out, affidata da tre gare al neotecnico Giacomo Filippi, ex Viterbese Palermo, subentrato a Giovanni Pagliari. Soltanto una vittoria nelle ultime 16 giornate, centrata col nuovo allenatore lo scorso 24 febbraio. Nelle immagini il clamoroso autogol di Zagnoni della Vis Pesaro. In questo segmento di campionato i leopardiani hanno incassato ben 12 sconfitte. Finora l'11 giallorosso ha subito 50 gol, difesa più perforata del girone B, la terza dell'intera Serie C. Peggio hanno fatto Monterosi 51 e Brindisi 55 rispettivamente, penultima e ultima in classifica del girone C. Con Filippi le cose sono migliorate, in totale 3 reti in altrettante partite, con un clean sheet. Non accadeva dal 26 ottobre, 0-0 in casa con la Perugia. Ai margini per infortunio Egarevba, allievi Gomez e Manè. Sistema di gioco 3-4-2-1, probabile 11, Meli tre pali, in difesa Shiba, l'abruzzese di Arsita, Edoardo Ferrante e Peretti. Sulle fasce Raimo e l'ex Gianluca Longobardi. A metà campo il tandem Raparo-Carpani. Tra le linee un altro abruzzese, il classe 86 Daniele Ferretti, e Lipari, due gol all'andata, alle spalle dell'amatissimo ex, l'inossidabile Federico Melchiorri.